Passiamo alla interrogazione numero 151 rivolta all'assessore Barberini dal consigliere De Vincenzi. Ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, buongiorno. Allora, parliamo del Santa Maria di Terni, una struttura decisamente vetusta. Ce lo riferiscono non solo gli anni, ma poi lo stato proprio strutturale. Ma il problema evidentemente non è solo strutturale, anche se diciamo è un elemento centrale intorno al quale ruota un pochino tutta l'organizzazione. E di questo vorremmo anche avere lumi. C'è un lungo elenco di questioni che vanno affrontate anche urgentemente al Santa Maria di Terni. Innanzitutto la penuria di posti letto che porta a ricoveri temporanei di fortuna nei corridoi e evidentemente creando problemi assolutamente rilevanti per i pazienti, ma anche per lo svolgimento delle attività di cura. Ci sono problemi riguardo ai primariati, parlo neurochirurgia, pediatria, ginecologia, ortopedia. Parliamo anche di un piano di reintegro di tante professionalità che mancano. In questi giorni è venuto anche alla ribalta la questione degli anestesisti, tanto per ricordarne una. Il problema è che accanto a queste professionalità che stanno andando via e diciamo vanno via, accanto a queste professionalità che vanno via per pensionamento e che ci risulta non siano state adeguatamente programmate le sostituzioni, se ne vanno via anche grandi professionalità, penso al professor Carletti, che prendono la via delle strutture private o vanno in altre regioni. Allora c'è anche un altro tema, quello del personale che possa essere adeguatamente ridistribuito fra i vari reparti. C'è poi il tema del sovradimensionamento di alcuni settori a fronte della penuria di altri. Ne cito uno per tutti, quello dell'urologia, per esempio, che è articolato in 4 reparti attivi con 3 strutture complesse, una ospedaliera e 2 universitarie e una semplice dipartimentale. C'è poi il tema del reparto di endoscopia digestiva, dove recentemente, per problemi di salute, il primario e il viceprimario sono prossimi poi al prepensionamento. E attualmente il reparto è gestito da 2 unità professionali che però sono in grado di svolgere soltanto le emergenze, evidentemente. Ci sono poi criticità legate al personale tecnico e sistemi tecnologici. Abbiamo carenze all'interno dei quadri amministrativi. Abbiamo problemi di informatizzazione con sistemi informatici che non dialogano fra loro e creano evidentemente problemi di gestione dei pazienti e delle cartelle. Abbiamo diciamo anche tutto il tema del coordinamento delle richieste e picchi di 2 anni nelle liste di attesa. Ecco, di fronte a questo quadro che evidentemente è complesso, noi vorremmo sapere cosa sta facendo la Giunta da questo punto di vista, cosa stanno facendo i dirigenti chiamati a coadiuvare le scelte della Giunta e attendiamo appunto una risposta in questo senso. Grazie. Sì, il consigliere ha sicuramente rappresentato una serie di elementi. Per la verità nel tono usato oggi è un tono assolutamente diverso ai comunicati stampa che sono stati invece rilanciati prima della presentazione dell'interrogazione.
dove è stato anche in maniera abbastanza indelicata e sgradevole parlato di storytelling della giunta, dell'assessore e della presidente sul fatto che la regione Umbria fosse regione benchmark. Noi per la verità non abbiamo fatto un semplice comunicato, non abbiamo fatto feste, abbiamo semplicemente fatto constatare alla nostra comunità regionale che la regione Umbria ha ottenuto questo risultato che le è stato attribuito da un soggetto terzo, dal Ministero della Salute, in comparazione con risultati e numeri anche con tutte le altre regioni del sistema di questo paese. Per quanto attiene invece più precisamente alle richieste che attengono all'azienda ospedaliera di Terni, va riscontrato che nell'anno 2017 i dati delle attività sono sostanzialmente in linea, anzi leggermente in crescita rispetto all'anno precedente, con oltre 29.000 attività fra ricoveri dei hospital e dei sargeri. Di queste 29.000, oltre il 20% è un extra regionale e quindi l'azienda ospedaliera dà un risultato molto significativo per quanto attiene alla mobilità attiva, cioè pazienti che vengono al di fuori della regione Umbria a curarsi e scelgono di venirsi a curare nella nostra regione, in particolar modo con queste percentuali in azienda ospedaliera di Perugia. Il peso medio del DRG, a significativo della complessità dell'intervento, aumenta, passa da 1.16 del 2016 a 1.18 e l'indice di performance che passa da 99.1 a 101.1, significa tutti indicatori che in qualche modo determinano non solo il volume dell'attività ma anche la qualità e la complessità dei servizi che vengono forniti. Elemento importante in questi mesi è stato avviato e non ancora concluso il percorso di stabilizzazione del personale precario ai sensi della legge Madia. Nel caso specifico l'azienda ospedaliera di Terni sono state stabilizzate 29 unità, 16 infermieri terostetiche e 10 dirigenti medici, cioè medici. Per gli altri si sta verificando i requisiti per le ulteriori stabilizzazioni, per verificare che il triennio sia stato compiuto anche in altre strutture. Nel periodo su Terni, sull'azienda ospedaliera, sono stati fatti dal 2013 è partito un ampio programma di messa a norma e di innovazione tecnologica che ha utilizzato una serie di risorse e di varia provenienza nazionale, regionale, di autofinanziamento aziendale, investimenti previsti da contratto per circa 60 milioni. Ad oggi di questi interventi oltre il 52% è stato realizzato. Particolare elemento va sottolineato che mentre le risorse provenienti da misure nazionali sono state destinate alla ristrutturazione e al rifacimento della struttura immobiliare, le innovazioni tecnologiche, i ricambi delle attrezzature sono stati coperti interamente da autofinanziamento. Denota una qualità del servizio sanitario regionale e di ogni singola azienda di garantire la sostenibilità degli investimenti in infrastrutture e tecnologia. Particolare l'accelerazione c'è stata nel campo degli investimenti strutturali nel triennio 2016-2018, dove vengono realizzati 32 milioni, saranno realizzati 32 milioni per interventi strutturali ed oltre 18 milioni per investimenti in tecnologia. Particolarmente significative, cito fra queste 32 nelle interventi strutturali e 18 milioni nelle attrezzature, particolarmente significative e già realizzate, già concluse, sono gli interventi nella diagnostica per 4 milioni e 6, nella sala ibrida per oltre 1 milione e 200 mila euro e l'intervento nella nefrologia per oltre 2 milioni. Per quanto riguarda invece alle strutture primariati le strutture complesse all'interno dell'azienda ospedaliera, particolarmente si è concluso il percorso dell'oncologia. Tra l'altro è arrivato un professionista
che viene da fuori regione e a mio avviso è ormai il terzo o quarto caso che si è verificato negli ultimi mesi nell'intero sistema regionale, sta a significare che siamo attrattivi perché vengono professionisti già primari in altre realtà, in altre regioni, in altre realtà molto importanti. Nel caso specifico dell'azienda ospedaliera Terni è stato nominato il nuovo primario di oncologia. L'endocrinologia verrà conclusa nei prossimi entro il mese di luglio, primi di agosto, e ovviamente vanno avviate, saranno avviate nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, tutte le selezioni che sono necessarie perché le precedenti strutture complesse sono andate in quiescenza, in pensione, e mi riferisco in particolar modo al primariato di ortopedia, quello di pediatria, quello di ostetricia e quello di neurochirurgia, che invece ha scelto un'attività professionale nel mondo privato andando a lavorare in Toscana. Però è chiaro che di fronte a queste situazioni reagiamo immediatamente individuando professionisti, trovando le migliori soluzioni possibili secondo le procedure di legge. Cosa va fatto, a mio avviso, e vengo alla conclusione dell'interrogazione? Va accelerato sicuramente l'attività, la tempestività negli investimenti, con una capacità di spesa che va realizzata in tempi sicuramente più brevi e più celeri, pur constatando che siamo di fronte a numeri particolarmente significativi, 60-70 milioni di investimenti in pochi anni concentrati in un unico ospedale, in un'unica azienda ospedaliera, è sicuramente elemento che va sottolineato. Altro elemento, va accelerato il percorso di coinvolgimento, di definizione, ridefinizione della città della salute, prevedendo un coinvolgimento fra azienda ospedaliera, ASL e università. Va, e questo lo inseriremo ancora di più all'interno del piano sanitario, prevista una integrazione fra gli ospedali di territorio e le nostre aziende ospedaliere, lasciando e concentrando l'attività di media e bassa complessità negli ospedali di territorio e riservando all'azienda ospedaliere l'alta complessità. E nel caso specifico di Terni, questo significherebbe mettere sempre più in stretta sinergia e collaborazione gli ospedali di Narni Amelia con l'azienda ospedaliera per realizzare una risposta unitaria all'interno di quel territorio. Va recuperato sicuramente anche un po' di armonia all'interno, coinvolgendo maggiormente il personale, recuperando un po' d'armonia per cercare di reggere la sfida dei prossimi mesi, dei prossimi anni, che risulta particolarmente delicata e complessa. Io ringrazio l'assessore per l'illustrazione che ha fatto, ricordando che continueremo a monitorare il quadro, ma anche ricordando che sono, per esempio parlando di Orvieto, più di 2 anni che stiamo seguendo le evoluzioni e che vanno molto a rallentatore. Capiamo la complessità dei temi, ma sicuramente c'è il tema dei pazienti, il tema dei cittadini, ma anche dei professionisti che si trovano a lavorare in condizioni molto, tante volte, precarie. Tant'è vero che l'aumento degli errori professionali tende ad aumentare in presenza di disorganizzazioni e mala gestione. Una chiosa che riguarda lo storytelling, ma questo è doveroso, cioè sta nelle condizioni, ricordando che il benchmark, il titolo di benchmark, è un termine puramente economico e non definisce la qualità dei parametri. Questo lo sappiamo tenendo conto i 19 parametri che sono, ce n'è uno solo che definisce in maniera più attenta la qualità dei servizi. Il problema è tutto orientato ai costi. Allora, Presidente, non è questo il tema, cioè le questioni poste, tant'è vero, io la storytelling l'ho detta sul secondo comunicato stampa, quando a questioni oggettive si è risposto con la pecetta che fa riferimento oltretutto a 2 anni prima, quindi 14-15. No, va bene, poi nelle cose che sono state dette, questo per precisazione, perché a domande si chiede anche una risposta, una sollecitazione, e non riportando dei dati che
lasciano il tempo che trovano per le questioni che dicevo, sia perché sono obsoleti, sia perché fanno riferimento a una questione puramente economica. Grazie. Allora, qui adesso c'è un'ultima interrogazione presentata dai consiglieri liberati Carbonari, che però vedono l'interrogante nell'assessore. Tu puoi rispondere? Quindi, ecco, non c'è Paparelli, ma l'assessore... L'assessore Luca Barberini si rende disponibile, se siete d'accordo procediamo con l'interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Dunque qui parliamo di Perugina, parliamo in realtà del comportamento delle multinazionali in Umbria e in Italia, il comportamento talora esecrabile dei loro dirigenti, il fatto che qui c'è una grande storia. La Perugina aveva 5.000 dipendenti negli anni 70, quasi il doppio con l'indotto, una grande storia che purtroppo è giunta a un punto ben diverso dalla parabola. Quello che chiediamo con questa interrogazione è di capire cosa sia successo, a nostro avviso un vero e proprio cortocircuito, quando i sindacati nel marzo-aprile 2016 andarono ad assecondare i desiderata della Nestlé, del gruppo Nestlé, pur sapendo, pur essendo chiaro, che ci si trova di fronte a un ricollocamento molto parziale delle maestranze. Oggi assommeranno a poco più di 600 i dipendenti diretti nello stabilimento di nei stabilimenti di San Sisto. Ora, come sappiamo, dietro la parola rilancio spesso si nasconde qualcos'altro. Ecco, è una parola di cui temere, la parola rilancio. Quello che chiediamo a voi è di assumere un quadro più chiaro, anche in collaborazione col Governo, proprio in ordine a quanto accaduto negli ultimi due anni, perché contrariamente a quanto dichiarato dagli stessi sindacati, non è necessario nemmeno dire chi, ma c'era un accordo evidente tra CGIL e CISL UIL, si parlò di un cambio di passo, di un risultato importante per la salvaguardia dell'occupazione e per la ripresa dell'azienda, di un piano innovativo, un piano che nascondeva, o meglio, evidenziava, perché era già sulla stampa dell'epoca, 364 esuberi, esuberi che poi sono stati ridotti alla metà perché si è ricorso al part-time, ma esuberi sono stati circa 180 licenziamenti incentivati, come li vogliamo chiamare, possiamo infiocchettare in ogni modo, edulcorare la realtà, ma quelle famiglie hanno perso lavoro. Quindi vi chiediamo di sapere come anche si potrà favorire il ricollocamento delle persone che sono per lo più donne, peraltro, licenziate da questo sito produttivo. E su questo, ecco, sarebbe importante anche comprendere il ruolo della nuova agenzia regionale per le politiche attive della Regione Umbria, che a riguardo credo possa intervenire se ovviamente opportunamente stimolata. Grazie. Rispondo alla interrogazione in rappresentanza del vicepresidente assessore Paparelli, impegnato al Ministero dello Sviluppo Economico per altre vicende di particolare rilevanza nelle politiche industriali in questa regione. Per quanto attiene specificatamente al tema dell'interrogazione, faccio una breve quindi ricostruzione sulla base degli atti che sono stati trasmessi. Nel gennaio 2017 è stato sottoscritto presso il Ministero tra aziende e sindacati un accordo per il ricorso di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale per la durata di 18 mesi per riguardante lo stabilimento Perugina Nestlé di San Sisto. Questo piano di riorganizzazione era strettamente collegato ad un piano di investimenti che è stato presentato dall'azienda
l'azienda per oltre 60 milioni di euro per valorizzare, diciamo, quelle attività produttive core significative storicamente presenti nella città di Perugia e nella regione Umbria, e in particolar modo per sviluppare il bacio Perugina come una sorta di global brand, un brand mondiale che in qualche modo recuperasse queste tradizioni e questa è anche capacità produttiva e forza lavoro. L'accordo di organizzazione ha previsto, come stabilito dal decreto ministeriale in materia, un recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori interessati dalla CIGS attraverso il rientro in azienda o la ricollocazione esterna presso altre società. Ovviamente come regione, struttura tecnica e struttura politica non abbiamo mai favorito, abbiamo sempre spinto per trovare soluzioni che in qualche modo dessero risposte esaustive a tutto il personale dipendente e garantissero sviluppo, qualità e presenza industriale che storicamente era radicata all'interno della regione Umbria e della città di Perugia. Nello specifico l'accordo definito piano sociale venivano stabilite forme e entità degli incentivi per i lavoratori che volontariamente potevano aderire attraverso tre percorsi: la ricollocazione presso aziende terze, la riduzione del contratto di lavoro da full time a part time, l'incentivo all'esodo. A maggio 2018 è stato siglato in Confindustria tra i sindacati, tutte le organizzazioni sindacali e Nestlé un accordo che non prevede né licenziamenti né proroghe della cassa integrazione in scadenza a giugno. E per ognuna dei 364 esuberi dichiarati è stata trovata una soluzione concordata con l'azienda tra ricollocazioni interne ed esterne, esodi volontari e prepensionamenti. Nello specifico 146 persone sono i lavoratori incentivati all'esodo con incentivi di 60.000 euro al lavoratore fuoriuscito, 35 sono stati i prepensionamenti ed una ricollocazione in altra azienda con l'incentivo di Nestlé composto da 30.000 euro che vanno all'impresa che lo riassume e 30.000 euro al lavoratore. Tutti gli altri dipendenti coinvolti sono stati ricollocati in azienda, 10 all'interno del gruppo Nestlé. No, 10 del gruppo Nestlé al di fuori di San Sisto e 172 restano invece a Perugia con contratto part-time semestrale a tempo indeterminato con un incentivo di Nestlé per ogni lavoratore di 30.000 euro. Cosa è l'elemento? L'occasione mi dà anche la possibilità per presentare elementi di risposte a questo tema, non solo a Nestlé ma all'intero complesso delle iniziative a sostegno delle crisi d'impresa per favorire occupazione. Lo abbiamo fatto con una delibera giunta regionale proprio ieri del 23 luglio. Dopo una serie di passaggi concertativi avvenute nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio e che prevede questa delibera, interventi di politica attiva di cui potranno beneficiare i lavoratori coinvolti nell'accordo, anche i lavoratori sopracitato. Gli interventi previsti da Umbria Attiva Reimpiego si rivolgono infatti ad aziende di rilevanza strategica regionale, oggetto di tavoli di crisi nazionali o regionali che beneficiano della CIGS. Per i lavoratori presi in carico dai centri dell'impiego regionali, ai sensi dell'articolo 21 del 150/2015, la Regione finanzia attività formative del costo massimo di 2.000 euro al lavoratore progettate e presentate da un organismo formativo atto a trasmettere le competenze ricercate alle imprese del territorio che intendono procedere all'assunzione, ovvero richieste all'impresa beneficiaria della cassa integrazione guadagni straordinaria. O ulteriormente, lavoratori disoccupati o inoccupati fuoriusciti a seguito di accordi trovano accesso, previa fornitura ai centri per l'impiego degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti da parte delle imprese, alla misura del piano che prevede un percorso per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità con un contributo unitario massimo di 25.000 euro. È una seconda opzione che viene messa a disposizione del sistema e della comunità. Il piano prevede ancora misure per i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo finalizzate alla ricollocazione realizzata in collaborazione
collaborazione con ANPAL Servizi S.p.A. che prevedono orientamento, assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 23 del 150 per i soggetti che sono in NASPI da oltre 4 mesi, scouting delle opportunità di lavoro offerte dal territorio e formazione mirata a ridurre il gap di competenza verso le occasioni individuate con un costo massimo al lavoratore variabile a seconda del profilo, del profiling che viene individuato, assegnato fra i 1.000 e i 4.000 euro. In alternativa, qualora abbiano scelto di non aderire all'assegno di ricollocazione, è consentito l'accesso alle misure del piano regionale previste da Umbria Attiva Adulti. In ogni caso, per essi, in aggiunta all'incentivo all'assunzione prevista dalla normativa nazionale, è prevista un'ulteriore incentivazione regionale che va da 1.000 a 10.000 euro a seconda anche qui del profilo e della tipologia contrattuale. Quindi l'interrogazione ci dà anche l'opportunità e mi dà anche l'opportunità alla Giunta di presentare un atto particolarmente delicato, complesso e articolato che è stato proprio oggetto di discussione e approvazione nell'ultima seduta di Giunta e che mette nel nostro arco diverse frecce e diverse soprattutto opportunità e soluzioni per chi si trova in una situazione di particolare criticità e complessità. Grazie, direi che è una risposta indubbiamente interessante. Ora attendiamo gli esiti concreti di queste decretazioni. Dall'altra parte è pur vero che a mio parere andrebbe avviato un monitoraggio ampio sulle condizioni economiche di quei lavoratori che da anni ricevono incentivi per il loro stesso esubero. Cioè, non avendo cultura finanziaria, e lei è laureato in economia e sa di cosa parlo, molti di costoro purtroppo già dopo pochi mesi, i più fortunati dopo qualche anno, senza ovviamente avere un'altra possibilità di occupazione, si trovano in condizioni difficilissime. C'è chi si è speso tutto in maniera poco oculata, c'è chi ha fatto investimenti sbagliati. Io credo che da parte anche della politica occorra condizionare questo genere di incentivi a una formazione specifica, cioè bisogna fare in modo che i lavoratori ricevendo i soldi sappiano anche cosa significa, come, quali sono gli strumenti possibili, l'eventuale capacità di spendita, il fatto che insomma debba crescere una cultura finanziaria anche tra i lavoratori in esubero, tra coloro che negli ultimi in particolare 5 anni, tra la ThyssenKrupp e oggi la Perugina e altre realtà, purtroppo hanno ricevuto questi denari, talora poi vivendo in condizioni veramente difficili. Ecco, da parte nostra credo che sia opportuno che questa cultura finanziaria sia quanto più diffusa possibile anche tra costoro. Grazie. Benissimo, abbiamo concluso la sessione lunga quest'oggi del Question Time. Grazie.